Siamo a Caposele, il paese dell'acqua. Caposele, dagli inizi del 1900, fornisce il suo oro bianco, l'acqua, a tutta la Puglia. E chiaramente gli abitanti di Caposele da anni e anni usufruiscono gratuitamente di questo bene fondamentale. Entriamo nella cabina di pilotaggio della Galleria Pavoncelli, un'opera di ingegneria idraulica lunga 260 km, nelle cui condutture confluiscono 4.000 litri al secondo diretti in Puglia, fino a Santa Maria di Leuca. Con l'assessore Cetrullo e con Angelo dell'acquedotto pugliese siamo proprio nel punto in cui l'acqua è a chilometro zero. L'acqua è a chilometro zero. Qui parte l'acquedotto. E questi arnesi che sono qui dietro ci spiega un attimo velocemente che cosa sono, ci fa vedere come funzionano. Sono delle saracinesche che servono ad alzare o ad abbassare le paratie. Quindi da qui si manovra l'acqua? Da qui si manovra l'acqua. Quindi lei così può chiudere l'acqua alla Puglia? Cioè sì, è vero, acquedotto pugliese, sarebbe stato meglio dire acquedotto irpino. Sì. E amici, da qui Caposele parte l'acqua, amici della Puglia, da qui arriva la vostra acqua. Ed è uno spettacolo eccezionale. La galleria è tutta così grande, la grandezza è sempre questa, pure aumenta, diminuisce. Sono 2,83 metri di altezza. Assessore, lì eravamo chilometro zero, qui invece... Proprio l'inizio proprio della Pavoncelli, si è pensato di costruire l'altra galleria, perché questa qua non è possibile togliere l'acqua e ripararla, poi in una zona franosa, costava di meno, a differenza di quelli che dicono che si poteva riparare questa vecchia, di costruirne una nuova, un bypass, per far sì che... E qualunque cosa succeda, l'acqua possa continuare ad andare in Puglia. Ecco l'acqua che sgorga, che arriva direttamente dalle montagne, dai canali laterali. Spettacolo irripetibile. Qui siamo proprio dove scende l'acqua dalle sorgenti e qui che cosa abbiamo? Dicevamo, siamo al chilometro zero, dove inizia proprio l'acquedotto pugliese. Ecco qui quanti litri stanno arrivando adesso? Nonostante la scarsità delle piogge, delle nevicate invernali, comunque siamo a 3.000 litri di acqua al secondo. Insieme all'ingegner Monteverde vi facciamo vedere le sorgenti principali del fiume Sele. E su questo ponticello magnifico siamo proprio dove nasce il fiume Sele. Sì, qui nasce il fiume Sele, come si può vedere ci sono delle perdite di acqua che escono, sgorgano proprio dalla roccia. Sgorgano dalla roccia, esce proprio, fuoriesce proprio vene di acqua di questo genere. Ma dal 2012 il sindaco ha venduto alla Puglia anche i 363 litri al secondo che spettavano al paese e poi è stato costretto chiaramente a ricomprarli a un prezzo maggiore. E ha accusato i cittadini di sprecare l'acqua, sperperare l'acqua e allora ha dovuto tagliare l'erogazione durante le ore notturne, in altri orari e in alcune zone. Siamo con il sindaco di Caposele, dottor Farina, che lei diceva che comunque gli abitanti di Caposele, forse perché sono abituati da tanti anni insomma a usufruire gratuitamente anche dell'acqua, un po' la sprecano. Che succede praticamente? Succede che siamo in un anno purtroppo di siccità, lo sappiamo, il caldo è iniziato precocemente, non piove da molti mesi e a Caposele che c'è una vecchia rete idrica che non riesce a soddisfare i fabbisogni delle persone che stanno un po' in più in alto di Caposele, nelle zone sopraelevate, purtroppo i serbatoi non riescono a riempirsi. E quindi perché? Perché purtroppo per il concetto che l'acqua è un'acqua è nostra e quindi noi possiamo fare quelle che vogliamo, la utilizziamo diciamo non proprio per quelli che sono gli usi domestici, ne facciamo un po' un uso un poco più eccessivo rispetto a quello che dovrebbe essere, per cui i rubinetti sempre aperti. Sì, con i rubinetti un po' aperti per far rinfrescare l'acqua. L'acqua purtroppo non è dei caposelisti, nasce a Caposele e non è dei caposelisti. Quello che è la lotta che bisogna fare è quella per il ristoro ambientale, perché dove ci sono sorgenti il territorio è fragile. Noi quello che siamo riusciti ad ottenere con questa convenzione è un qualcosa che non hanno ottenuto nessuno dei paesi vicini. Penso che sia un merito per questa amministrazione avere ottenuto una somma discreta e non solo questo. La piazza, ripeto, soprattutto l'energia elettrica gratis per tutti gli usi pubblici è un qualcosa che si aggira intorno ai 500.000 euro all'anno. Che controsenso! Il paese dell'acqua che rimane senza acqua. Andiamo a vedere quello che succede. Acqua!
Spieghiamo tecnicamente quello che è successo. Cioè, nel 2012 il sindaco Farina ha fatto questa convenzione con l'acquedotto pugliese, e vendendo, in che cosa? Vendendo i 363 litri al secondo per 1.350 all'anno, mentre noi paghiamo l'acqua regolarmente come la pagano a Santa Maria di Leuque. Siete voi di Caposele che sprecate troppa acqua? Prima del 2012 nessuno si era mai posto il problema. Oggi si inizia a parlare di consumo smodato dei cittadini di Caposele perché saltano fuori le bollette, cioè il comune inizia a dire: attenzione cittadini, state consumando troppa acqua, quindi il comune è costretto a pagare delle bollette salate all'acquedotto pugliese. Ma i cittadini non sono tutti contenti. Lei, per esempio, a caso abbiamo trovato, quanta acqua consuma? La spreca l'acqua oppure no? Non la spreco, ma la consumo. Non scarica neanche il water, proprio per risparmiare. E lei è il barbiere, il parrucchiere, no, coiffeur. Coiffeur, Rocchi, Caposele, Avellino, via. Lei è un coiffeur, quindi all'utilizzo dell'acqua. Stiamo facendo questa intervista perché sì, abbiamo letto un'intervista del sindaco che dice che gli abitanti di Caposele consumano troppa acqua. È chiaro, perché si consuma sì. Lei conferma? Conferma sì, facciamo troppo sciampi qua, capite? Quindi lei vuol dire che il problema di Caposele sono i troppi sciampi che fanno... Per forza, l'acqua se ne va per la fontana. Metta meno acqua, oh, più sciampo e meno acqua. E consumare di meno, se no qua consumiamo troppo e l'acqua non c'è. Il sindaco dice che gli abitanti di Caposele consumano troppa acqua, voi consumate troppa acqua. Che cosa vogliamo rispondere al sindaco? È vero oppure no? Non è vero, no. Com'è? No, assolutamente no. Lui è tenuto a vigilare su tutto, quindi siamo nelle sue mani. Il sindaco ha detto che a Caposele consumate troppa acqua, la colpa è vostra se l'acqua è poca. Secondo me non consumiamo troppa acqua, ci sono troppe perdite secondo me. La rete fognaria che bisogna fare, oltre di quelle dell'acqua potabile, un poco di tutto, di recuperare anche dei pozzi artesiani e fare altre qualche diga, qualche cosa di più importante. Il problema secondo me è a monte, chissà quanta acqua che esce dai tubi. Parliamo di perdite, sì. Viva l'acqua! Acqua, signor. Viva l'acqua e il vino. Ma il sindaco dice invece che siete voi abitanti che ne consumate troppo. No, ne consumiamo poco noi. Consumano qui chi tengono animali e mettono il grandurco, mettono patate, fagioli e consumano l'acqua. Ecco, quindi... E noi teniamo l'animale e non sappiamo manca dove la maglia pigliano poco acqua. E siamo qui con Donato Gervasio, che è stato un po' il nostro cicerone. Noi caposelesi abbiamo a cuore l'acqua, cioè l'acqua è come per tutti noi una seconda mamma, una seconda fidanzata, una seconda moglie. Da quando si è creata questa diatriba e abbiamo avuto chi l'acqua ce l'ha un po' sottratta, chi con metodi bruschi, siamo diventati molto, esigenti. Non sarebbe meglio fare una nuova convenzione con l'acquedotto pugliese che assicuri più acqua alla popolazione irpina? Il lato positivo è che posso finalmente bere quest'acqua pura e cristallina. È un'emozione perché posso bere un po' dell'acqua della sorgente. Questa è l'acqua purissima, l'acqua proprio della sorgente di Caposele. A costo zero, però io vado, io la bevo, vi dico com'è. È un'acqua che non c'è bisogno di trattamento. È fantastica, è purissima.